della serie Chi non muore si rivede, rieccomi qui. Ciao, bentornati a tutti a casa mia. Sì, vabbè, è inutile stare a perdere tempo a dire tanto tempo che non registro un video, perché sono sempre, secondo me, parole inutili. È tanto tempo, pazienza. Innanzitutto devo fare un annuncio. Parecchi di voi che mi seguono per quanto riguarda i miei video sui casi di cronaca, avrete notato, se qualcuno ancora mi stava seguendo, che li ho tutti oscurati. Questo perché purtroppo, nonostante insomma sia una tipologia di video che io amo, non perché amo la cronaca nera, purtroppo no, assolutamente no, ma perché amo esprimere le mie opinioni su alcuni casi di cronaca, nonostante ciò non posso continuare, almeno per adesso, a girare video dedicati. Poiché ho ricevuto dei commenti che è normale ricevere commenti, insomma, anche negativi sotto i video, però mi dispiace, questa cosa mi ha fatto dissuadere di continuare a farli perché, in poche parole, io non volevo, l'ho specificato diverse volte, non volevo imporre le mie ragioni, volevo ragionare con voi. Però alcuni hanno frainteso, mi hanno scritto che io, per quanto riguarda il caso, per esempio, di Simonetta Cesaroni, l'ho voluta far passare come una poco di buono, cosa che chi avrà visto tutti i miei video avrà capito che non era così. Però, insomma, ci sono rimasta un pochino così. Non male, però. Questa cosa mi ha fatto un po', diciamo, ecco, dissuadere da continuare a farli, almeno per adesso. Poi non so, posso cambiare idea. Allora, per ora girerò video frivoli, video inutili, video stupidi. E quindi cominciamo subito. Prodotti iniziati, cosmetici. Prodotti iniziati cosmetici. Ho reiniziato, sarà il centesimo, no vabbè, centesimo, no, insomma, già sono parecchie bottigliette che prendo. Scusate per la luce, meglio di così non posso fare. L'idrolato della saponaria ai fiori d'arancio, favoloso, ormai è un must per me, costa 2 soldi, si trova in tutti i negozi bio. La saponaria, idrolato ai fiori d'arancio, io lo uso la mattina per pulire il viso, poiché ho una pelle talmente sensibile che non sopporta nemmeno l'acqua, e quindi lo uso al mattino, insomma, per pulire il viso e, insomma, lo applico e è idratante, rinfrescante, rilassante, ha un potere pulente, certo non a livelli di un sapone, ma insomma lo consiglio, è un profumo dolce, un profumo meraviglioso. Lo consiglio veramente a tutti. Ho iniziato, sempre per quanto riguarda prodotti viso eco bio, Antillis. Ho comprato all'Antillis latte detergente struccante con fito complesso da uva rossa e non mi sto trovando bene, purtroppo, poiché l'efficacia di pulizia è veramente blanda, sia per quanto riguarda la pulizia mattutina che per lo struccaggio, peggio, peggio che mai. Ormai l'ho preso, è un prodotto eco bio, continuerò a usarlo, ma quando finisce non lo ricomprerò. In realtà devo dire anche che è indicato per pelli molto sensibili e a me questo un pochino ha bruciacchiato, eh. Insomma, non a livello di ustioni, però un po' sentivo di un pochino di bruciore. L'ho iniziato da poco, poi magari col passare del tempo vedremo.
Sempre per quanto riguarda saponi, questo qui, allora, è un sapone, in realtà è un sapone neutro, antica tradizione, antibatterico, spuma di champagne, la versione classica. Io adoro spuma di champagne, uso il talco anche di spuma di champagne e questo ha la stessa fragranza, questo sapone. Ho iniziato ad usarlo per le mani e mi sono resa conto che era sprecatissimo per le mani, poiché è un prodotto molto molto profumato, con un profumo che persiste, molto consistente, è una cremina e per le mani è sprecato. È, diciamo, un sapone, secondo me, sprecato per le mani, quindi lo sto usando come sapone per il corpo, insomma, quando ci si lava, insomma, non le mani, ma tutto il resto, ecco. Sempre per quanto riguarda saponi, la scoperta costano 2 lire, Fiorile Parisienne, mezzo litro, flacone da mezzo litro, questo nella fattispecie è agli agrumi. Se vi capita di trovare questi saponi, prendeteli, perché mezzo litro io l'ho pagato in meno di 1 euro. Allora, avevo già usato quello alla mela verde, non mi era piaciuto molto, mi sembra lo recensì in un video, ma non mi era piaciuto granché per il profumo un po' troppo chimico di mela, era un po' troppo sul chimico l'odore. Come efficacia però, nel senso per le mani, ecco, io parlo di mani, io non so che roba chimica ci sarà dentro, non lo voglio nemmeno sapere, però per lavare le mani è un prodotto a risciacquo, va più che bene, mezzo litro, una bella boccia, dicevo, quello alla mela verde terminato, poi avevo terminato coccole di talco, mi sembra, o talco, una cosa del genere, favoloso, 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 se li trovate prendeteli, questi agli agrumi. Sembra proprio di mettersi sulle mani un sorbetto di agrumi, buonissimo, profumatissimo e soprattutto questi saponi, ragazzi e ragazze, non seccano assolutamente la pelle. E è un fattore secondo me importantissimo, quindi se vi capita prendeteli. Ripeto ancora, sono flaconi da mezzo litro, vi durano una vita e mezza. Un talco, non so se l'avevo già recensito, l'ho preso all'Eurospin, Talconeer, mi sembra 50 centesimi, un barattolo da 2 etti. È efficace esclusivamente per la lettiera del mio Romeo, per la lettiera del gatto, perché addosso non ha. Uso per il corpo, io uso, come dicevo prima, spuma di champagne versione classica di talco. Questo per la lettiera di Romeo va benissimo. E costa poco e va bene così. E non so se ve l'ho già recensito, torniamo al viso, qualora l'avessi già fatto chiedo scusa, ma è tanto che non giro, non ho più rivisto i miei video, quindi non me lo ricordo. Comunque, mi sembra di sì che già ve l'ho recensito, Giardino dei Sensi Eco Bio Argana Acqua Micellare, è un prodotto biologico, brucia un po'. Io devo finirlo perché mi dispiace, insomma, Eco Bio costicchiato qualcosetta di più di un'acqua micellare normale, deterge e strucca senza risciacquo. Sì, il potere struccante ce l'ha, però brucia pure, quindi no. Mi sembra di avervi recensito, passo da viso, corpo, mani, piedi, tutto mischiato, vabbè. Mi sembra di avervelo già recensito, lo scrub per i piedi, le Caffè de Beauté, mi ci sto trovando bene, un profumo buonissimo, un incrocio tra caffè, cannella, non si capisce bene, ma è un profumo talmente delizioso. È uno scrub che costa poco nonostante sia eco bio. Questo credo venga dalla Russia, insomma, dall'est Europa. Io l'ho preso su, mi sembra, Bio Emporio Natura. Costa veramente poco. Mi sto trovando benissimo perché è profumato, un profumo amarognolo, insomma, molto molto invernale. Comunque vi lascio, lo mettete sui piedi, lo tenete un 5-6 minuti, lo sciacquate, vi troverete dei piedi morbidissimi e profumati.
La marca Naturel, credo che sia, Le Caffè de Beauté, non lo so. Comunque su Bio Emporio Natura si trova. Nei negozi si dovrebbe trovare, insomma. Due acque profumate, non so se vi ho recensito anche queste, della Nani, costate tipo 2 euro l'una, cioè proprio regalate. Sono buone, sono buone. L'unica cosa, allora, io ho preso vaniglia e frutti perché adoro la vaniglia, però si sentono i frutti più della vaniglia. Anche questo mi sembra di averlo già recensito. Questo qui sì, è buono, però diciamo che preferisco Vento del Sud. Questo qua, che acqua profumata di trattamento, questo qui sembra zucchero filato, quindi è meglio di questo, insomma. Questo è quello azzurrino e questo è quello giallo. Però per 2 euro l'uno. Poi flaconcino di plastica che se cade non si rompe, è una meraviglia. Sì, comunque ve l'avevo già recensito. Abbiate pazienza, c'è una certa età. Sali per il pedilu, cioè sarebbero sali da bagno dell'Ayurveda Harmonizing Herbal Bath Salt. Sarebbero sali da bagno, li uso come sali per il pediluvio. Fungono stile bicarbonato praticamente, ci sono dei fiorellini secchi di lavanda dentro. Mi sto trovando bene perché un pediluvio, ci sono i sali del Mar Morto, credo, che fanno il potere, non scrabbante, comunque fanno in modo di agire sulle callosità, per capirci, insomma. E inoltre ci sono questi fiorellini secchi dentro, credo siano di lavanda, che hanno un effetto odorante, profumante sul piede. Insomma, vabbè, sali per pediluvio buoni, e Sveda pure questi costano 2 lire, sempre su Bio Emporio Natura, li presi. E non so se ve l'ho già recensiti, non me lo ricordo. Uno shampoo Elvive, olio straordinario, ottimo, ottimo, nonostante credo l'INCI non sia, beh, questo non è eco bio, ovvio, però è uno shampoo che nutrizione alta leggerezza, olio fine di cocco. Il cocco non si sente per niente, il profumo comunque è paradisiaco, però non sa di cocco. Fa un effetto lavante anche l'olio che è contenuto aiuta per poi districare le lunghezze dei capelli. Mi sto trovando benissimo e lo ricomprerò sicuramente. Io mi sono resa conto che il mio capello non prende, rifiuta i balsami, rifiuta le creme, non parlo di maschere perché la maschera va messa sui capelli umidi 15 minuti, 20 minuti, l'inverno non gliela posso fare, però a livello di balsami il mio capello li rifiuta, si formano tutte scagliette, sembrano scagliettine di sapone sui capelli, le rifiuto i balsami. Ho provato anche quelli Eco Bio, ne ho provato uno che era un campioncino giorni fa, che mi era stato omaggiato della Essere, profumo al mentolo molto forte, forse più estivo, Eco Bio, però lì per lì avevo un capello meraviglioso. Già il giorno dopo ero tutta piena di queste cosettine bianche nei capelli, e i capelli erano già tipo stopposi. Lasciamo perdere, e ho avuto prurito, ho avuto prurito fin quando non li ho rilavati proprio nello specifico con questo. Quindi io sono a questo punto, ho capito che sui miei capelli ci devo mettere oli, shampoo contenenti oli, olietti vari, ma non devo mettere più creme, balsami e cose varie. Poi, crema per le mani. Allora, ecco, poi ecco, volevo dire, io purtroppo tanti prodotti ho buttato, non avendo più girato video, se no ne avevo il triplo di questi, però purtroppo non avendo girato video, poi alla fine ho buttato via i contenitori, quindi mannaggia, perché ce n'avevo tanti. Per esempio, c'avevo la crema per le mani dell'Organic Shop. Mi sembra che ve l'avevo già recensita, comunque mi c'ero trovata bene. L'Organic Shop è una marca che costa 2 lire e fa dei prodotti veramente buoni. Io ora ho testato qualcosina, certo, magari non sarà tutto perfetto, però insomma, prodotti
eco bio o quasi, sempre 98, 97, 98, 99% prodotti di origine naturale, insomma a poco prezzo. E ora, e la crema per le mani, quella lì dell'Organic Shop, non mi ricordo qual era la tipologia, comunque mi c'ero trovata benino. Non dico, posso dire benissimo, perché ancora non ho trovato la crema mani della mia vita, e ne sto provando, e ne sto provando le mani. Io ho la pelle delle mani molto secca, specie l'inverno. Ultra Dolce di Garnier, allora, tesori di miele, un ottimo prodotto, un profumo paradisiaco di miele. L'unico problema, se lo mettete qui quando andate a fare questo, cioè io devo fare questo lavoro, perché se faccio questo lavoro sul palmo, sui palmi, mi rimane un unto che non si toglie più e mi dà proprio fastidio, mi dà l'idea proprio di avere i palmi gelatinosi. Quindi praticamente con questa crema praticamente posso fare solamente così, ecco, parole povere. Quindi non la consiglio per questo motivo. Una crema mani deve essere pratica, io non posso andare a mettermi la crema, spandermela, poi se devo fare qualche cosa sentirmi quelle mani tutte gelatinose appiccicatice, no, non va bene. E non si assorbe, non si assorbe proprio, invece la parte sopra della mano l'assorbe bene. Sempre per quanto riguarda Organic Shop, sempre eco bio, questo è 99% prodotti naturali. La scoperta, la crema della mia vita per il corpo, Organic Vanilla and Orchid. La vaniglia si sente abbastanza, ma è l'efficacia di questa crema che è una mousse, però è più una crema che una mousse in realtà, però si assorbe subito. Io la applico dopo la doccia e praticamente la pelle rimane nutrita e idratata fin quando non rifate la doccia successiva. Quindi Body Mousse Organic Vanilla and Orchid Organic Shop. Ormai questa marca si trova dappertutto, costa 2 lire questo barattolino, costa 2 lire. Ci sono tante profumazioni, io ne ho anche un'altra che poi vi farò vedere quando inizio ad usarla alle fragole, e quella la devo ancora iniziare. Comunque ci sono di varie profumazioni, costano 2 lire e sono efficaci, meglio di così non si può, quasi finito, Borotalco, questo mi è stato omaggiato, un piccolo bottiglino, però ci tenevo a farvelo vedere. Ho usato tanti campioncini ma ho buttato tutto, mi dispiace, c'avevo tante cose da consigliarvi e da sconsigliarvi. Acqua Borotalco Body Spray, questo è uno spray, è un borotalco liquido. Basta pochissimo, non ne mettete tanto, se no impestate tutta la casa. Uno spruzzino, vi sentite un profumo di borotalco delicato, ma è una cosa gradevolissima, ve lo consiglio. A me è stato omaggiato, ne ho 3 di queste boccette, me ne hanno regalate 3, però se esiste insomma una full come si dice, la bottiglia quella, insomma il formato normale grande, penso che potrei anche acquistarla. È della marca Borotalco, buonissima veramente. Tre smaltini, il primo smalto che provo di Avril, sono 7 ml di prodotto. Il numero è 32, Mille e Une Nuit, Mille e una notte. Ragazzi, no, non credo sia consigliabile. Ragazze, purtroppo si vede male per via della luce. Mi dispiace, comunque è favoloso. Ve lo descrivo a parole. A parte che costa 2 lire, 3 euro. Mi sembra che l'ho pagato 2,90 euro. È un blu metallizzato e anche leggermente cangiante. È quello che indosso. Ed è spettacolare, stesura non perfettissima, il pennellino, io adoro gli smalti per unghie, sono proprio malata, il pennellino sì, permette una stesura agevole, l'asciugatura non è rapidissima ma insomma si può fare. Il colore è bellissimo, è un blu, ripeto, blu molto scuro metallizzato, non glitterato a livelli estremi, però abbastanza metallizzato.
Durata io l'ho messo ieri e già un pochino sulle punte, però io non ho messo il top coat perché non ce l'ho al momento, lo devo ricomprare. Sicuramente col top coat dura di più, quindi durata non ve lo saprei dire. Sono molto molto, però non ho preso uno. Ve li consiglio gli smaltini di Avril. Costano poco, certo la boccettina è piccolina, sono 7 ml di prodotto, però chi se ne frega, ci si può fare. E vi consiglio spassionatamente un regalo di mia sorella e della famiglia di mia sorella, insomma dei vari regali che ho ricevuto a Natale. E sono stati una scoperta piacevolissima, gli smaltini di Bottega Verde. Io non ho mai, mai, mai comprato prodotti Bottega Verde, mai nella mia vita. E probabilmente mai lo farò, nel senso che io non mi piace, cioè non, sono quei negozi, a me quel negozio lì non mi attira, come Yves Rocher per esempio, non mi attira. Io voglio scegliere, voglio cambiare, voglio avere diverse marche, voglio provare di testare non tutto su monomarca, non, però questi sono stati un regalo e devo dire che li ricomprerei perché sono, anche questi sono piccolini, questi sono addirittura 5 ml, però sono due colori bellissimi, ottimo il pennellino per la stesura ecco il pennellino, insomma si stende molto molto bene, durata abbastanza insomma nella media, senza top coat qualche giorno ma è durato. E i colori questi e i colori questi due colori io ho solo questi due ma ce ne sono credo di altri colori nei negozi scusate di Bottega Verde. Gel Shine Smalto, questo è Malva, questo invece è rosa velluto, il numero no, non lo so, comunque è rosa velluto, Malva e rosa velluto, ve li consiglio perché per l'inverno sono veramente, sono dei colori veramente molto molto autunnali e invernali, bellissimi, sull'unghia rendono una meraviglia, sono, non fanno l'effetto gel, l'effetto gel di unghia bombata che a me non piace, è più un finish, shine, luminoso, ve li consiglio. Allora, credo di avervi fatto vedere tutto. Forse più tardi torno con un video di acquisti, che ho preso delle cosine, sempre prodotti cosmetici, detersivi, però adesso non credo di, perché devo ancora devo raggrupparli, non credo di fare in tempo, vediamo più tardi. Io vi ringrazio, scusate per la lungaggine, spero rimaniate a casa mia, va bene? Ok, siete sempre benvenuti. Grazie e ci vediamo alla prossima. Ciao, grazie per essere stati con me. Ciao.